Sono molto contento di presentarvi uno strumento che vuole essere utile a chi già oggi fa l'imprenditore e cerca un aiuto, un sostegno per gli investimenti della propria attività, oppure anche chi vuole provare questa esperienza a mettere in piedi un'attività, un'impresa. Incentivi.gov.it è un portale in cui si è guidati alla ricerca di tutti gli strumenti e contributi che sono a disposizione per avviare o migliorare una determinata attività. È un vero e proprio motore di ricerca per tutti gli incentivi e le opportunità per chi fa impresa, per chi la vorrebbe fare, destinata a privati, imprese, enti, istituzioni. Se io volessi fare l'imprenditore, cosa faccio? Entro nel sito incentivi.gov.it e clicco sopra la finestra, sono un aspirante imprenditore. Qui mi si chiede se sono uomo o donna, l'età, poi si prosegue per realizzare il progetto, chiede la localizzazione e la spesa complessiva dell'investimento prevista. In questo momento ci sono delle misure che sono già attive, approfondire è possibile perché si va alla scheda e ci sono naturalmente tutti i settori in cui posso aprire questa attività e scrollando c'è tutta proprio la spiegazione, cos'è, a chi si rivolge, cosa prevede e questa è una prima strada. Poi ci sono anche altre strade più classiche. Una di queste strade può essere inserire una parola chiave, startup, e mi vengono fuori tutte le forme di startup già in qualche modo in essere, naturalmente in verde, quelle chiuse in rosso o quelle in arrivo, cioè che sono previste in attivazione in futuro. Abbiamo ad esempio il fondo impresa donna e ci sono naturalmente tutte le forme di agevolazione e uno può andare anche direttamente proprio al catalogo in cui tutti gli incentivi che sono previsti all'interno del quadro di sostegno del Ministero dello Sviluppo Economico sono elencati. Ci sono poi ovviamente tanti filtri che dovrebbero agevolare l'orientamento in questo portale. Il sito è operativo dal 2 di giugno 2022. L'invito è di provare uno strumento più agile, più diretto, che ci permetta come una bussola di orientarci con lo scopo di fare il nostro paese più bello e ovviamente anche più sviluppato, come dice il nome del Ministero, lo sviluppo economico. Grazie per la vostra attenzione.